Io sono andato da tanti anni, andavo in un centro di crescita spirituale che è in Toscana. Io sono andato lì per fare un training e a un certo punto sono entrato nella sala da pranzo e ho visto lei praticamente. È stato subito un bellissimo incontro. Poi in realtà il destino ha voluto che ci incontrassimo e è nato subito qualcosa di molto particolare. Ci siamo detti da subito potremo stare insieme finché l'amore ci sostiene e sostenerci qualunque cosa sia importante per l'altro. È stata una bella avventura e da lì abbiamo vissuto tantissime vite, inizialmente solo io e lei, e poi man mano questa storia, questo viaggio ci ha portato a incontrare altre persone e comprendere che ci possono essere moltissime forme, di relazione, di relazionarsi. Veramente ho scoperto un amore infinito, un amore che sostiene, un amore molto intimo e vasto, proprio un'abbondanza di amore che può essere anche condiviso con gli altri perché non è solo per noi. Quindi ogni relazione è unica e noi stiamo sperimentando l'unicità delle relazioni in questo piccolo grande gruppo. Con lei è successo, lei era la mia osteopata. Io ero tornato da un percorso, un lungo percorso con maestro sciamano, ho fatto questa Mblecha Yapi, lei anche era con me, e sono tornato e cercavo un osteopata. Ecco, ho incontrato lei. Aveva un'energia molto particolare, molto diversa dalle persone comuni. E quindi le volte in cui lui entrava in studio, diciamo, era un po' sballata, non capivo bene che cosa mi succedesse. Ero io che cercavo lui perché sentivo che era quel tassello mancante che mi serviva per fare un salto in più nella mia vita, per realizzare me stessa. E quindi poi io l'ho cercato e finalmente poi ho iniziato a fare la prima sessione con lui, però poi in realtà sono rimasta coinvolta. Siamo sempre detti, nessuno di noi è libertino, cioè siamo sempre detti, se c'è qualcosa che sentiamo che può essere importante per noi, per me, per l'altro, allora ce lo possiamo solamente vivere e condividere. Poi abbiamo visto che non comunicare in una relazione non funziona perché il non detto di solito è ciò che fa soffrire maggiormente. È successo che lei ha combinato un pasticcio con un ragazzo, allora a un certo punto mi dice, guarda, vorrei portare un po' in bilanciamento, prendermi la responsabilità, perché non chiedi a Sara di venire qua? Che lei sapeva ovviamente di Sara, imparavamo sempre apertamente. Quando andavo a casa loro c'era veramente una bolla d'amore, cioè che loro ci fossero o non ci fossero, che ci fosse uno, che ci fosse l'altro, c'era proprio una sorta di quiete, un'energia diversa rispetto a quello che respiravo da altre parti. Ero innamoratissima e verso Ildi anche sentivo un amore puro proprio di sorellanza, ma che arriva molto da lei in realtà, perché lei ha questa indole di sorellanza e quindi anche il fatto di sentirmi libera con lui da parte sua non faceva altro che far crescere il mio amore per lei, amore sempre puro, è proprio di sorellanza. Per me qua dentro una chiave grande è l'amore verso di loro ragazze, perché siccome verso il maschile non riesco ancora, cioè ci sto arrivando, però non riesco ancora ad avere un amore puro, ho ancora tante proiezioni, mentre verso di loro non le ho. Dentro di me coltivo amandole di più, scoprendole di più, coltivo quell'amore che è puro, che è amichevole, e quindi di conseguenza poi lo porto anche verso il maschile. Dall'altra non è stata proprio facile perché poi man mano si sono, come dire, sono emerse anche le mie distorsioni, i miei bisogni, i miei attaccamenti che sapevo di avere, ma fino ad allora le avevo tenute bene bene sotto al tappeto. Mi ero lasciata dopo 10 anni di storia, e vabbè, poi in più la separazione dei miei genitori, quindi ero alla ricerca di qualcosa per stare meglio, per liberarmi. E quindi ero lì a cercare
un modo per poterlo fare e ho visto un annuncio su Facebook di una serata di meditazione, una serata organizzata da loro. Sì, noi abbiamo workshop residenziali e qualche volta facciamo qualche serata introduttiva. E da lì ho iniziato, non ho mai più smesso di andare ai loro workshop di meditazione, cioè ho scoperto che ero ancora bloccata, c'erano degli altri blocchi a livello sessuale. Siamo diventati amici. Amici, e poi dopo un po'... E poi da lì... È successo. È successo. Ho fatto 10 anni di storia tradizionale con tutte le mie idee di matrimonio, figli. E quando poi ho iniziato a vedere che la mia famiglia si stava sgretolando, quindi i miei genitori, quindi che io stavo riproponendo tutto l'insegnamento che avevo... Stavo riproponendo la loro storia e piano piano, quando ho visto che le cose non andavano più come erano nella mia testa, mi si è aperto un mondo. Non sapevo neanche l'esistenza di questi tipi di relazione. Io mi sono avvicinata in modo un pochino più differente perché mia mamma è ungherese e ha conosciuto lei in varie situazioni e indirettamente mi ha detto ma vai anche tu a conoscere loro, frequenta i loro corsi. Non mi riconoscevo tanto nella strada comune, diciamo così, e quindi ho voluto sperimentare, vedere se c'è qualcosa di diverso. E quando mi sono affacciata al mondo della meditazione, insomma frequentandoli, mi sono innamorata di lui, di tutto, insomma, dell'amore che c'era. Il destino. Il fatto che fosse appunto una famiglia grande, come l'hai visto subito? Ma io non lo sapevo all'inizio. Poi ho frequentato un corso, un campus giovani, e lì ho scoperto che c'era anche Sara, e che era una famiglia un po' allargata, insomma. Però tu non hai lo schema, lei per zero, lei è proprio aperta, sì, non è, sì, per sì, lei sì, proprio... non c'è problema. Lei proprio vede la bellezza in tutto. Cioè... L'amore che cambia è imparare a essere onesti con se stessi, comprendere quello che è veramente importante per noi e permettersi di viverlo con le persone con cui si è affini per crescere insieme. E darsi la possibilità di essere completamente se stessi, liberi di esprimersi, andando oltre tutto. Non è l'amore che cambia, perché l'amore non cambia, le relazioni cambiano. Esatto. Quindi è questo. L'amore cresce, le relazioni cambiano. L'aveva già detto lei, non c'è bisogno che lo ripeta. E per me l'amore che cambia è l'amore che torna alla sua essenza. E quindi che viene ripulito tutto quello che ci è stato messo sopra. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.